Cavalli agli ordini dello starter, sulla breve distanza 1 F Big F, 2 Elettra Bye Bye, 3 Etica Jet, 4 Elisir di Gaia, 5 Elodogab AG, 6 Ercole 3B, 7 Edwige Clemar, in seconda fila 8 Elettra Bright, 9 Vita OP, 10 Elistat Queen, 11 Estelle Dark, 12 El Chapo DBL, 13 Elisir of Glory, 14 Euphoria Jet, in terza fila 15 Ella SM. Quinta corsa di Palermo, 3 anni a reclamare per 8.000 euro, favori piuttosto delineati per Edwige Clemar, numero 7 dello schieramento, che Gasperello Verde prova subito a far partire forte all'esterno di tutti, trova all'interno l'opposizione di uno numero dei suoi avversari più insidiosi, ovvero Ercole 3B, ma insiste Gasperello Verde e numero 4 a sfondare ed andare al comando con ottimo lancio in 13 e numero 9 squalificato. Elettra Bye Bye è rimasta seconda in corda, mentre Evita OP è stata squalificata insieme al Etica Jet e a Elisir di Gaia. Tre cavalle dunque già a tabellone, 28 e 6, 400 metri piuttosto svelti per la capofila e favorita della corsa Edwige Clemar, che precede Elettra Bye Bye, poi in terza posizione si è sistemato Ercole 3B, mentre per linee esterne prova a risalire Euforia Jet. 44 e 2 da 1, 13 e 7 i primi piuttosto svelti, 600 metri iniziali piuttosto svelti in relazione alla categoria, si tratta di una reclamare a 8.000 euro per i 3 anni, e 59 e 7 invece il mezzo miglio. Adesso ha preso leggermente in mano Gasparello Verde, la sua Edwige Clemar è sempre seguita da Elettra Bye Bye e da Ercole 3B, mentre per linee esterne Euforia Jet è molto incisiva e dal largo di tutti cerca di farsi strada anche F Big F con Giuseppe Salamone. 1, 15 e 1 il primo chilometro, con Euforia Jet che dà qualche leggero segno di cedimento, anche F Big F ha attenuato il suo slancio ed invece Edwige Clemar ha calato il piede sull'acceleratore, 14 e 4 sulla retta di fronte, seguita però da una Elettra Bye Bye molto insidiosa, più indietro Ercole 3B cerca di tenere a bada il gruppo degli inseguitori, retta d'arrivo con Elettra Bye Bye che cerca numero di spostare 12, su Edwige Clemar, che però sembra in grado di risolvere la situazione. Edwige Clemar e si allarga un po', ma la porta a casa nei confronti di Elettra Bye Bye, e terzo dovrebbe essere Ercole 3B. 1, 14 e 6, ottima la media per Edwige Clemar, tornata al successo con insediolo Gaspare Loverde, che neanche l'allenatore, è al secondo posto come detto Elettra Bye Bye, mentre Ercole 3B sia pure incalando ed a distanza ha mantenuto la terza moneta. Un ritorno a successo atteso dunque per Edwige Clemar, che porta i colori della signora Maria Vinci Guerra ed è una figlia di Napoleon Bar e poi Tecla Efes. Dunque Edwige Clemar 7, Elettra Bye Bye 2, Ercole 3B 6, 7-2-6, l'ordine d'arrivo numerico ancora ufficioso della quinta corsa di Palermo.